succede questo, che non essendoci per ora i soldi della ricapitalizzazione che ci deve essere a maggio, il Baldini, ma soprattutto Pallotta, e Baldini è partito ieri o oggi per appunto per gli Stati Uniti, devono cercare nuovi soci per mettere e far onorare appunto i soldi, la ricapitalizzazione e l'iscrizione al prossimo campionato. Queste sono tutte cose che, se fossero successe in altri anni, sarebbero state sui giornali, ne avrebbero parlato tutti per anni e anni. Adesso che noi stiamo andando a cercare i soldi non ne parla nessuno, però insomma io lo dico, ma niente di grave, li troveranno, gli americani sono tanti, alla fine i soldi si troveranno sicuramente. Per quanto riguarda il resto, l'allenatore sicuramente è una delle persone più serie che noi abbiamo visto, credo, in questi anni sulla panca della Roma, poi umanamente più serio e bravo c'era, proprio bisogna essere più competente. Per ora la classifica dice che la Roma sta sotto a squadre che non sono forti, che sono molto meno forti di lei, ecco, insomma. Poi però ci sono 2000 cose, chissà, sono i primi 6 mesi, gli ultimi 6 mesi, diamo spazio, diamo tempo, ci sono 2000 teorie che sono altrettanto rispettabili. In questo momento, secondo me, se la Roma l'avesse presa un signore ricco come Savilis, non avrebbe venduto tutti i giocatori che ha venduto la Roma, avrebbe venduto soltanto quelli che serviva a vendere, e avrebbe comprato 2 o 3 giocatori che in questo momento avrebbero fatto vincere il campionato o lottare col Milan, perché c'era già una grande spina dorsale, una grande base, e loro hanno voluto distruggere tutto. Poi tra l'altro hanno messo in grande imbarazzo Totti, dopo l'hanno rimesso in squadra quando hanno visto che era impopolare e non metterlo, ma vedrete che lo accantoneranno più presto. Sono state fatte delle cose che me ne accorgerete più tardi. Addirittura hanno fatto una riunione per eliminare l'inno di Antonello Venditti dall'Olimpico. Sì, tu mi guardi così, io lo so per certo. Però è stato detto però che in questo momento era inutile e impopolare, visto che la squadra non andava bene. Che vogliamo metterci al posto, Antonio? Non lo so, io adesso questo non lo so. Ti dico che per esempio ho scoperto che De Gregori è socio con Baldini in un import-export di olio, per esempio. Questo mi viene in mente, no? Ecco, mi viene in mente la storia di Gregori con Bartolomei. Perciò insomma ci sono un sacco di cose che volano in pentola, però le vedremo, adesso queste per ora sono così campanelle.